Grande entusiasmo già durante la sfilata dei bus scoperti che ha preceduto il party Granata. Coach Diana ha commentato così l'emozione dell'importante vittoria. Andiamo avanti ancora a lungo, bella emozione. Poi finalmente abbiamo modo di festeggiare con la città. So che hanno festeggiato tanto dopo la vittoria e stasera abbiamo modo di festeggiare tutti insieme. Quindi godiamocela tutta e le vittorie vanno celebrate. È molto faticoso vincere, lo dico per tutti quelli, cioè fate attenzione, dovete essere preparati alla vittoria perché poi quando vincete non si smette mai di festeggiare qua a Trapani, mi sembra. Poi le emozioni di Ali Begovic e Capitan Mollura. Sicuramente è stata una bellissima sorpresa avere un pubblico così, così bello, così caloroso, però d'altra parte io sono venuto qua assieme a Stefano con l'obiettivo di vincere questo campionato e ci siamo riusciti e sono veramente molto contento di esserci riuscito assieme a tutti i compagni di squadra davanti a un pubblico del genere. No, non pensavo, anche perché come hai detto te sono passati 4 giorni e pensavo che la gente avesse un po' smaltito l'entusiasmo, l'emozione che abbiamo provato, invece è pazzesco, ragazzi, è una città pazzesca. Mi ricordo l'ultima volta che abbiamo vinto il campionato, però dalla B1 alla 2 ero qua nello stesso posto e quindi sono di nuovo qua. E chissà, magari tra qualche anno sarò di nuovo qua ad alzare una coppa un po' più importante. Sul bus del Trapani Calcio non si contiene la festa. Siamo felici e festeggiamo oggi, speriamo ancora una volta per bene. Manca un po' l'alcol, ma siamo felici lo stesso, dai. La festa ancora deve iniziare, questo è ancora niente. Stasera ci divertiamo. Siamo contenti di festeggiare questa vittoria, dai. Oh, penso che siamo un grande gruppo, l'abbiamo visto da subito. Tutti uniti. Io dal primo giorno che l'ho visto arrivare ho sempre il loro, ho lavorato per loro e sono contento di avere un gruppo fantastico. Mi hanno seguito in tutto per tutto, sono stati dei ragazzi fantastici, ma tutto questo grazie alla società che ci ha permesso di fare questo e anche questa sera lo sta dimostrando per la città, per noi e per tutti. E sono felice, io da trapanese sono felice, oltre che commosso naturalmente. Infine le emozioni di mister Alfio Torrisi. Sicuramente questo genere di festeggiamenti era impensabile perché non sono sicuramente festeggiamenti idonei a questa categoria. Il presidente ancora una volta ha dimostrato che fa cose incredibili e impensabili. Sicuramente un anno fa speravamo e credevamo nei festeggiamenti, ma non in questi termini.